Allora, Dino Lopelli, io sono arrivato a Milano nel 2000, sono barese, mi sono formato da operatore culturale, ho seguito uno dei primi master in Italia nel 1996, che recitava responsabile di progetti culturali, affrontando il tema della inserimento di quello che in realtà mi facevo. Mi sono sempre occupato di musica dal vivo, e poi ho avuto un'infatuazione per quello che viene definita anche il calcio, quindi musica da club, come dice, da discoteca, il mondo della musica elettronica, dei DJ, ma mi sono sempre sforzato di immaginare cosa potesse significare avviare un'attività di impresa in questo settore che non smentisse quello che ho sempre ritenuto importante, cioè avere un ruolo responsabile e civile all'evoluzione della realtà che mi circonda, della società che mi circonda. Sono arrivato nel 2000, dopo aver fatto, avevo 30 anni, sono del 70, dopo aver fatto una serie di esperienze giovani che ritenevo concluse. Non sono andato via da Bari perché non mi trovassi bene a Bari, ma semplicemente perché volevo fare nuove esperienze. Milano la vedevo un po' come la città delle opportunità. Ho avuto anche la possibilità di trasferirmi a New York e invece lì, per amore, ho desistito e sono rimasto qui. Cosa ho trovato in quella città? Secondo me questi 15 anni hanno tracciato una evoluzione della città di Milano molto significativa, non è mia la presentazione, è molto importante, proprio perché quando sono arrivato in questa città ho trovato una città lacerata, frantumata da dibattito in corso su cosa dovesse diventare una città, che non riusciva più ad esprimere né una leadership a livello nazionale, né una leadership economica, forse sì, ma una leadership sicuramente morale, etica, sociale in generale, sicuramente era andata, insomma, avevamo da poco ancora vissuto la lacerazione, no, di Tangentopoli, di quello che era stata la rivoluzione, diciamo, se vogliamo, etica del nostro paese, quella appena abbozzata. E sono arrivato in una città che, dal mio punto di vista, cioè da chi si occupava di politiche culturali o di impresa culturale, io continuerò sempre a esprimermi in questi termini perché non so ancora se sono un imprenditore o un operatore culturale di altra natura. Ho trovato una città che non aveva una perfetta consapevolezza del proprio ruolo, cioè non si riusciva a percepire come in realtà dall'esterno veniva percepita, cioè veniva percepita ed era sostanzialmente una delle poche piazze in cui in Italia si poteva costruire qualcosa che guardasse effettivamente all'Europa prima e al mondo poi, per poter essere in qualche modo inserito all'interno di un percorso in evoluzione. Chiaramente dal mio personale punto di vista, che era quello delle culture giovanili e musicali, immaginate che nel 2000 si rispondevano ancora a domande su quale fosse il ruolo del DJ nella cultura contemporanea, cioè se avesse un ruolo, c'era ancora un sentimento quasi, non dico di odio, ma insomma qualcosa di più velato che non sia l'odio, lascio immaginare, verso chi si sforzava di portare questo movimento all'interno di una scena che ho sempre definito culturale, perché invece da utente, da cittadino, avendo collaborato con uno dei più grossi festival italiani, che si chiamava e si chiama ancora Let's Wave, per la costruzione di un percorso che andava nella direzione delle culture digitali, della musica digitale, mi sentivo assolutamente in dovere di sposare la causa di tutto ciò che consideravo innovativo nel settore della musica. Lì dove per me la musica è sempre stata un linguaggio, uno strumento di aggregazione. In particolare la musica elettronica ha sempre rappresentato, non avendo quelle barriere tipiche di altri tipi di espressione musicale legate al linguaggio, ha sempre rappresentato il modo più interessante per i popoli e per le culture giovanili di interfacciarsi e di integrarsi. Arrivo a Milano e scopro che in realtà Milano non era assolutamente quello che mi sarei aspettato, non era assolutamente una città in cui i cosiddetti colleghi, detti lavori, dialogavano tra di loro, era una città che
offriva pochissimo dal punto di vista della proposta, che non fosse la proposta commerciale, cioè non fosse la tournée della band di turno che arrivava a Milano, come magari arrivava anche a Roma, per segnare le tappe di un percorso europeo, internazionale, di affermazione del proprio progetto musicale. Non esisteva una scena, non esisteva una riconoscibilità di una categoria che fosse non soltanto quella degli artisti, ma anche degli addetti ai lavori. E quindi non esisteva sostanzialmente una comunità legata al consumo per certi versi, quindi qui parla, tenete sempre presente che io sono un gemello, ascendente gemello, quindi ho un'identità abbastanza complessa, non c'era né un mercato reale in quella direzione, non c'era neanche una frizione, e questo comportava una distanza forte rispetto a quella di altre capitali europee o di altre scene europee. Basta pensare che la Berlino degli stessi anni conosceva il suo massimo, cominciava a conoscere il suo massimo, la sua massima espressione, il suo massimo fulgore, proprio grazie alla centralità di questo tipo di espressione artistica, e andavamo tutti a Berlino un po' come si va, non so, a Roma per chi è cattolico piuttosto che altrove per chi segue altre religioni, a inseguire il sogno di una città che finalmente parlasse quel linguaggio. Dentro quel linguaggio c'è una cultura legata, come dicevo, a un modo di essere, di socializzare, a un modo di esprimersi, banalmente un gusto estetico che viene riconosciuto da più persone. E a differenza di quello che molti pensano, cioè che sia soltanto una cultura legata allo sballo, come si dice, questo tipo di cultura e questo tipo di linguaggio ha anche una sua estetica e dei suoi valori abbastanza importanti. All'interno del club, questo non molti lo dicono, all'interno di quel mondo lì c'è una sorta di fratellanza, di comunione molto sentita dalle persone che ne fanno parte. Si balla e si fa ballare con il dato DJ, perché è una forma di espressione ed è una forma anche di socializzazione abbastanza profonde. Per chi non è appassionato di questo genere musicale, per chi lo vive in maniera approfondita, questa non è molto semplice da sentire, ma per chi come me, come persone che io frequento abitualmente, è abituato addirittura a cercarsi in giro per il mondo questo tipo di opportunità, dall'inizio della cultura clubbing, che affonda le sue radici nei rave, in qualcosa di illegale, di spontaneo, che portava la gente addirittura a portarsi casse, impianti, luoghi sperduti e senza permessi e autorizzazioni fare questo tipo di celebrazioni. Parliamo pure di celebrazioni, perché la musica sostanzialmente nei suoi generi è un po' una celebrazione di tipo parareligioso in qualche modo. Il clubbing era la trasformazione e il riconoscimento anche civico e civile di quello che ci piaceva. Arrivare a Milano in quegli anni significava però non trovare nessun tessuto in questa direzione. Mi sembra importante invece il punto di passaggio che stiamo trovando. A un certo punto Milano ha vinto la famosa gara, no? per essere la città di Expo, per vedere in prospettiva se stessa in un'ottica e in una maniera differente. Si intravedevano e si sono visti poi delle profonde trasformazioni urbanistiche. C'era, secondo me, di fatto una commistione molto più forte con tutto ciò che arrivava a livello internazionale, e a prescindere dal tema scelto per Expo, che era quello del cibo, secondo me la trasformazione lenta e naturale è stata quella di curiosità, interesse e allargamento verso un po' tutte le forme di espressione artistica più contemporanee, o meglio più attuali. Quella della musica elettronica era tra queste. Ma che cosa ha scatenato a un certo punto lo sviluppo e l'evoluzione di questa scena all'interno di questa città, e come questa città è passata dalla città in cui si urlava in piazza contro la movida, contro l'assembramento all'interno delle colonne di San Lorenzo, piuttosto che quando è intervenuto, diciamo, un'evoluzione del meccanismo che contrapponeva la cosiddetta società civile a la comunità dei giovani che volevano vivere la vita nel proprio tempo libero in una maniera differente. Beh, questo è un momento abbastanza lungo
che è dipeso tantissimo dalla professionalizzazione di chi, come me, ha lavorato in questo settore per tanto tempo. A un certo punto ci siamo incontrati, è successo in maniera fisica, reale, ci siamo incontrati con una serie di persone, colleghi, insomma, che lavoravano in questo stesso settore, e ci siamo detti, beh, questa è una città morta, è una città in cui non c'è nessun tipo di vitalità, se vogliamo portare avanti il nostro discorso, che ripeto è un po' imprenditoriale, un po' civico o civile, come preferite, dobbiamo fare qualcosa. E abbiamo cercato e ci siamo anche riusciti di costruire una rete fatta di persone che fisicamente cominciavano a dialogare sull'opportunità di mettere insieme delle risorse, delle forze, delle intelligenze, delle visioni e di costruire quello che oggi è abbastanza tangibile di Rosiglie. C'è stato un momento di passaggio fondamentale, un momento di passaggio anche politico da una giunta, una forza politica che in qualche modo era spinta dalla cosiddetta società civile ad impedire anche che le nostre forze in qualche modo unite o comunque che si autodeterminavano, che trovavano i loro spazi, continuassero a crescere, e invece lasciato con un passaggio politico fondamentale che questa cosa succedesse, magari dando meno ascolto ai comitati di cittadini che sono pronti a sollevare la cornetta del telefono alle 10:30 di sera per lamentarsi che sono dei giovani di 20 anni che semplicemente vivono gli spazi pubblici come giustamente a 20 anni hanno vissuto gli spazi pubblici e hanno cominciato a lasciar fare. Questo passaggio, questa dinamica, che non è una dinamica diciamo comune a tante altre città d'Italia, tante altre città hanno avuto e hanno ancora, diciamo, il problema della relazione tra chi fa il nostro mestiere e l'opinione pubblica generale, a Milano sono avvenute secondo me proprio perché gli obiettivi sono stati spostati, proprio perché la centralità di tutto ciò che è sempre stato visto come un fastidio per la comunità veniva vista come un'opportunità. Se voi guardate un po' quello che è successo anche negli ultimi tempi in zona Navigli, in zona d'Arsena, che si sono trasformate da zone fondamentalmente deserte. 15 anni fa sostanzialmente Navigli erano dei posti dove potevi trovare qualche trattoria finto antica o poco più, ad oggi invece sono dei veri e propri spazi di aggregazione molto, molto vissuti. Noterete una differenza enorme, una Milano che all'improvviso scopre come si può rispondere. Nel frattempo c'è stata la crisi del 2008, quindi siamo entrati in un momento di totale abbandono delle certezze che anche a livello economico, sulle quali anche a livello economico si reggeva la città. Dal 2000 al 2008, gli anni che ho frequentato subito insomma di Milano, entrando nel mondo sì del club ma anche dell'eventistica, perché mi occupo anche di eventi per conto di corporate event, quindi eventi aziendali. All'improvviso si sono persi tutti i parametri, non si capiva bene quali potessero essere i ganci a cui appigliarsi per immaginarsi il futuro di una città. Facendo un confronto tra quello che è Milano in un range di città con le quali Milano si deve confrontare, che sono quelle principali a livello internazionale, ci si è accorti che proprio il settore dell'investimento a livello imprenditoriale, ma ripeto anche culturale, civile, per i giovani, era quello su cui la città investiva di meno. Non tanto e non solo il sistema delle assistenze, il sistema della formazione, il sistema della come dire, tutela dei diritti dei più giovani, ma anche quello che possiamo definire senza dubbio il diritto al divertimento. Il diritto al divertimento che, se volete, addirittura tutelato a livello di carte universali, il diritto dell'uomo, dalle nostre parti viene vissuto sempre come un diritto minore. Il diritto al divertimento che per chi fa il nostro lavoro è anche la base del nostro sistema imprenditoriale, un po' come dire, sì, puoi costruire delle auto, però le auto non possono circolare perché fanno del male a livello di inquinamento o a livello di altri danni che possono procurare. Noi che
che lavoriamo in questo settore ci basiamo sul diritto delle persone a potersi divertire, a poter passare il proprio tempo libero scegliendo magari quello che produciamo, quello che presentiamo, cioè musica, intrattenimento, cultura che si lega fondamentalmente anche al trascorrere del tempo, quindi a un linguaggio che cambia. Il diritto al divertimento forse è stato una spiaggia su cui una società stanca come quella che ho conosciuto quando sono arrivato qui nel 2000 e che nel 2008 ha affrontato una vera debacle sotto il punto di vista delle economie, ma anche delle speranze, anche delle visioni, si è aggrappata. Io credo che tutto ciò che, come sempre, all'interno di una società che diventa improvvisamente povera e priva di strumenti, emerge, e tutto ciò che ha covato nelle ceneri, tutto ciò che è sempre stato visto come un elemento quasi di disturbo, ma che continua a crescere perché si basa sulla passione e forse anche sulla utilità ultima per noi esseri umani, poveri esseri umani, che abbiamo, diciamo, di fronte a noi la necessità di dare un senso non soltanto alle nostre giornate di lavoro, ma anche e soprattutto al nostro tempo libero. In questa trasformazione della città, io credo che la parte centrale l'abbia avuto proprio la capacità, soprattutto in alcuni momenti dell'anno, si citava prima il fuorisalone, all'interno del fuorisalone è nata proprio una delle manifestazioni, uno dei festival su cui ho lavorato di più negli ultimi anni, sono 10 anni che Elita, questa è la società, è anche associazione culturale, per cui rimane questo duplice aspetto del mio lavoro, produce un festival che amplifica fino a portare il territorio del design a ridosso di quello della musica e fino a far diventare il fuorisalone anche un momento di aggregazione tout court, a prescindere anche dal contenuto che è quello del design, ma che lo fa confrontare con una scena molto ampia, molto ricca a livello internazionale di proposte musicali e non solo, veramente ampia e confrontabile con quella a livello internazionale, porta Milano veramente al centro della ribalta internazionale. In questo momento Milano, a differenza di 15 anni fa, ha sicuramente una scena riconoscibile di colleghi, addetti ai lavori, che propongono delle, chiamiamole serate per sminuire, ma dei progetti anche continuativi, che poi significano anche opportunità di lavoro per chi li sviluppa, talmente ampia, per cui in questo momento forse Milano ha invertito una tendenza appunto da diventare lei punto centrale di riferimento a livello internazionale per chi si occupa della nostra musica o della nostra cultura. Questo ha dell'incredibile, ma immaginate cosa abbiamo vissuto noi sempre di Elita quando quest'anno, per esempio, il comune di Milano, la realtà di Expo in città, ci siamo visti offrire la possibilità di utilizzare uno spazio abbandonato per anni, si chiama Albergo diurno Bianchi, in Piazza Duomo, esattamente Piazza Duomo 19A, quindi in una zona che ha del sacro quasi, sotto alcuni punti di vista, uno spazio di 1200 metri quadri che abbiamo potuto gestire in maniera decisamente autonoma e indipendente. L'abbiamo riempito di musica, l'abbiamo riempito di musica elettronica, abbiamo invitato una serie di protagonisti della scena musicale internazionale e mediamente la risposta dei nostri ospiti, di chi interveniva, era: Milano is the coolest city in the world. Milano è la città più cool e più fresca e più di tendenza nel pianeta. Questa inversione totale non è dovuta a tantissimi fattori di cambiamento, ma è dovuta, secondo me, a due fattori di cambiamento fondamentali. Un'economia in crisi che non trova molte risposte, si aggancia a quello che c'è. Quello che c'è è una categoria di addetti ai lavori che sono abituati a lavorare con poco e a raggiungere dei risultati importanti. Una delle cose più incredibili della musica è il potere aggregativo. Forse dopo il cibo è l'argomento su cui le persone si sensibilizzano di più, si muovono di più. E questo puntare, che non è stata una scelta logica, ma è stata quasi una spinta dal basso su queste tematiche per tenere unito il tessuto cittadino, per potersi offrire all'esterno, in questo momento sta regalando, sta restituendo dei risultati molto importanti. Dall'altra parte,
non è che non ci siano quelle vecchie resistenze, diciamo, tra la società civile contrapposte ai giovani che si aggregano e mettono in piedi il fenomeno, a volte anche noioso, bisogna ammetterlo per chi abita in quelle zone della Molina. Ma dall'altra parte c'è la riconoscenza verso chi in qualche modo rende vivo il territorio. Quindi in questo momento mi auguro, mi spero, e spero che questo percorso compiuto perché ha avuto un culmine, il culmine è stato sicuramente quello di Expo, ma mi auguro che avrà anche un futuro, è stato quello improvvisamente di mettere al centro dei risultati che una città può offrire per dimostrare il miglioramento della qualità della vita al suo interno, non tanto e non solo le piazze ricostruite, i grattacieli, anche perché sui grattacieli si è dibattuto tantissimo. Quando sono arrivato io a Milano, in piazza Gaiolenti c'era la stecca degli artisti, si è dibattuto per anni se fosse o meno il caso di abbandonare un'esperienza come quella a favore di un'esperienza come quella che adesso viviamo tutti. Faccio fatica a credere che oggi qualcuno possa rimpiangere quello che c'era prima, non tanto per una valutazione, diciamo, estetica o dell'impatto, diciamo, volumetrico di piazza Gaiolenti, perché è tutto discutibile, quanto per il fatto che si sia costruito un centro in questo momento comunque che offre delle prospettive e delle opportunità di visibilità e di interesse molto più ampio. Le comunità, cioè, che abitavano all'interno della stecca, che hanno comunque, sono comunque riusciti a trovare uno spazio di espressione, non sono venute meno perché sono stati costruiti dei grattacieli, hanno trovato delle collocazioni diverse. Nel frattempo i grattacieli e le piazze hanno sostituito quegli spazi con altri spazi di aggregazione. Oggi per me, con lo stesso spirito con cui per anni ho lavorato nel mondo underground, alternativo, chiamatelo come volete voi, è possibile, come è stato possibile, utilizzare quegli spazi per fare altro, per lavorare magari con delle aziende o con dei brand, cercando di portare lo stesso tipo di contenuti su cui ho lavorato per anni e offrendoli allo stesso tipo di pubblico. La cosa interessante, cioè, di questa evoluzione è stata che non abbiamo assistito a un taglio di risorse e di investimenti che pure c'è stato nella dimensione della cultura, e questo ha ridotto l'impatto della cultura o delle culture giovanili sulla città. È avvenuto incredibilmente il contrario, a mio avviso. È avvenuto incredibilmente il fatto che una città come Milano ha risposto in maniera del tutto autonoma da parte dei singoli soggetti che facevano parte a un momento di crisi, di perdita sì dei finanziamenti ma anche del controllo delle istituzioni su quello che avveniva in città, e a un allargamento dell'offerta in cui i soggetti protagonisti, ancorché dei privati di parte delle risorse, hanno messo in piedi dei meccanismi che in qualche modo ne hanno amplificato l'efficacia. Questo è stato molto interessante da vivere in questi ultimi 15 anni, è molto interessante oggi trovarsi in una dinamica in cui, almeno a me personalmente, che continuo a essere appassionato di quel tipo di proposte, ogni giorno sostanzialmente ricevo inviti, possibilità, ci sono una quantità dal mio punto di vista incredibile rispetto a 10 anni fa di alternative, e tutto questo in un meccanismo che ha ridotto i finanziamenti pubblici, che ha ridotto, se volete, anche appunto il controllo, ma che ha stimolato, e questo è il dato interessante, la creatività, che però si è potuta esprimere finalmente in maniera libera e piena, perché sono venute meno le condizioni con le quali si rispondeva di no a queste richieste. Cioè, si diceva prima di no a queste richieste perché esisteva una città che non voleva dialogare di questi argomenti, non voleva offrire questi spazi, e all'improvviso questa città non ha avuto più la forza e il potere di farlo. Parliamo di città, ma in realtà parliamo di gruppi specifici del potere cittadino, parliamo di realtà che influenzano la politica e che influenzano anche l'economia sotto il punto per quello che può riguardare questo tipo di scelte.
A un certo punto cioè Milano è stata più libera e non vedo come questo percorso possa venire meno. Io abito in una zona tra Viale Monza e Viale Padova dove, a netto di una piccola, diciamo, percentuale di gentrification, ma veramente ancora abbozzata, la parte predominante dei cittadini sono ovviamente di provenienze ancora più lontane dalla mia, cioè non sono solo meridionali, arrivano da tutte le parti del mondo. Mia figlia va a scuola con sostanzialmente 15 compagni di classe, scuola materna, 13 non sono di nazionalità italiana, o meglio, lo sarebbero se solo in questo paese si avesse la civiltà di riconoscere la cittadinanza italiana a chi nasce sul nostro territorio, ma sono sicuramente di origini differenti. Bene, io penso che in prospettiva non può Milano tornare indietro, non può più esistere una Milano governata dai salotti, dalle sciure e dai signori che in qualche modo ne identificavano il modello di sviluppo all'interno di un meccanismo economico molto rigido, ma al contrario non vorrei neanche che si tornasse a una Milano in cui la cultura e le culture giovanili in particolare fossero sovvenzionate, fossero coperte di denaro, perché questo significherebbe ridurne l'indipendenza. Quindi in questo fragilissimo equilibrio tra ciò che è underground e tale deve rimanere e ciò che invece diventa cultura dominante, io credo che ognuno dei miei colleghi, delle persone che amano quello che in qualche modo facciamo, debba continuare questo percorso e possa continuare questo percorso proprio perché si sono individuati, come dire, dei paletti e delle prese delle misure a qualcosa che deve rimanere spontaneo e fortemente indipendente. Grazie. Sì, io credo che trovo delle cose in parte in assoluta sintonia con quello che ha detto Dino, in parte molto diverse, la dimostrazione che esistono una, nessuna, 100.000 a Milano, dipende dal punto di vista da cui la si guarda. Il mio punto di vista è stato un punto di vista più ravvicinato del suo, perché io vengo da meno lontano, vengo dal lago di Como, da cui mi spiegherò questo gioco, perché mi considero un piccolo Lorenzo Tramaggino, nel senso che sono venuto a Milano dalla provincia e in parte ancora mi piace l'idea di essere provinciale o comunque di non essere milanese, anche se ho la residenza a Milano, questo è interessante, io non mi considero milanese, sulla mia carta d'identità c'è scritto che abito a Milano, però dico sempre che abito da altre parti, forse ho qualcosa anche di risolto e adesso vediamo di capire perché, così si trasforma magari un po' in una seduta psicanalitica questa serata. Però i miei ricordi partono da mio nonno, che era un capitano di industria, aveva un'azienda a Lecco che produceva le lampadine e da bambino, le prime volte che sono venuto a Milano, sono venuto con lui, quindi partendo da una situazione ovattata come quella della provincia, per più venendo con il nonno, che è già una cosa diversa che già con i genitori, mi ricordo che mio nonno, per dargli l'idea forse anche di una tolleranza che c'era a Milano, parliamo della metà degli anni 70, cioè io sono del 65, quindi venivo quando avevo 7-8 anni, credo, con mio nonno, e mio nonno andava a pranzo in Galleria Vittorio Emanuele, in un ristorante che si chiamava Savini, stavo cercando però non mi sembra proprio un sinonimo di eleganza. Siccome era un alpino, però era anche un capitano d'industria, io ero un po' sconcertato dal fatto che da Lecco, che non è un luogo con particolare qualità enogastronomiche, si portasse il suo pane e il suo vino e quindi entrasse in quello che era il ristorante più bello e più caro di Milano, per dirlo subito, portandosi il vino e il pane e mettendolo sul tavolo, cosa che sfiderei chiunque di voi a fare solo adesso. Qualsiasi pettola della periferia milanese, se io arrivassi da Lecco con mio pane e con mio vino mettendolo sul tavolo, tranne in alcune situazioni particolari, non è un oggetto adesso di ragionamento corretto come lo sto vedendo io, però mi rendevo conto che Milano era una città molto diversa, per questo Lecco lui ad esempio non lo faceva e forse non si poteva neanche fare,
non lo so, era già un qualcosa che misurava la differenza, perché poi ho imparato che in quei 50 km, che un giorno ho fatto il calcolo di quante volte ho fatto, ma ho solo consumato 4 automobili andando avanti e indietro, più o meno da Lecco a Milano, c'erano 50 anni di distanza, perché effettivamente la provincia rispetto alla città ha un modo diverso di guardare la realtà. Anche se poi mi sono reso conto, e questa sarà la sintesi finale, che alla fine Milano è fatta di tante Lecco, cioè quello che dicevo prima, è fatta di tante piccole città che forse stanno cominciando a parlarsi tra di loro, stanno imparando a parlarsi di loro tra di più, per fortuna, i campanili dell'Italia, perché sennò non andiamo da nessuna parte, però comunque una città è fatta di tante città diverse. E la definizione che mi piace più di città, ve la dico, è quella di un sociologo che si chiama Mela, che ha scritto che la città è il luogo dove il massimo è il senso delle relazioni tra le persone. E io intendo la città come luogo che ha questa caratteristica principale, cioè di dare il massimo significato agli scambi tra le relazioni, no? Perché se è vero che uno vuole stare da solo, forse sta meglio in altri posti che non in città. Oppure ci si può sentire molto più solo in città che dentro una baita a 3.000 metri di altitudine, no? Di sicuro sono due modelli di solitudine molto diversi. Quindi questa dimensione delle relazioni in una città come Milano è secondo me una delle chiavi fondamentali che giustifica il senso, perché anche penso la sua storia, qua non lo devo insegnare a voi, ma se Milano esiste è perché sta all'incrocio di una serie di vie comunicazione di scambio che a un certo punto hanno fatto di questo, diciamo, il suo senso, il suo valore. Però mio nonno, devo tornare un secondo lì, perché poi nella vita, come diceva Nietzsche, no, ci sono delle circolarità, ci sono dei movimenti imprevedibili, mi portavano non solo da Savini, ma mentre mio nonno andava da Prada a farsi fare i bauli, perché Prada faceva i bauli per le signore che viaggiavano, faceva luna rossa o scarpette, faceva costruire bauli perché doveva fare dei viaggi, bauli di ottima qualità. Poi non andavano all'Eterna, a Salso Maggiore, non è che andassero a New York, però sì, non aveva bisogno di bauli di Prada, non so perché, o forse era la scusa per mio nonno per andare dal Sardini, non lo so. Mi portava sempre anche a vedere due altre cose che sono poi tornate come nella mia vita in maniera strana. Una era il Motta, che nella provincia non esisteva, che era un grande bar dove anche dentro si poteva mangiare, perché in provincia c'erano solo i piccoli bar, oppure c'erano ristoranti, ma non c'era quello che oggi chiameremo un self-service o un free flow o un qualcosa oggi che va anche oltre. No? Il Motta era un luogo unico che ad esempio caratterizzava la città dalla provincia. E io poi mi sono ritrovato, perché questi sono i cicli della vita, 5-6 anni fa, a progettare i nuovi Motta, no? E se qualcuno di voi c'è stato, poi dopo ve lo farò vedere sotto forma di fungo, una visione di Renzo ormai allucinata che torna a Milano, vede questi funghi che sono improvvisamente sbocciati nella notte, che sono tutti i grattacieli di cui parlava prima di. Ho fatto questo fungo, cioè a Villoreggi, uscendo da Milano, dalla direttrice verso Como, dove dentro c'è Motta, quindi mi sono anche trovato a riprogettare il Motta, questo è una cosa divertente. E l'altra cosa che mio nonno mi faceva sempre vedere, perché si guardava bene dalle entrarci, per sua fortuna, erano le vetrine della Rinascente, perché in provincia le vetrine erano scarse, erano proprio delle cose con i listini dei prezzi e le cose messe fuori, non avevano un impatto scenografico, mentre la Rinascente era già un grande magazzino, era un luogo di grande spettacolo della merce, in cui solo le vetrine, soprattutto per un bambino che guardava dal basso verso l'alto, era veramente un mondo diverso. La televisione era ancora in bianco e nero quando ero bambino, ed era molto televisivo, ed era molto, molto colorato, ed era una sorta di diorama. E mi sono trovato un po' di anni dopo da architetto a fare con un mio piccolo cliente Rianzolo, un falegname che aveva cominciato a disegnare dei giocattoli per i propri bambini in legno e a cui abbiamo dato valore facendoli ecologici, facendoli riutilizzabili, eccetera, eccetera. Siamo provati un anno a fare le vetrine della Rinascente.
insieme con questa azienda che abbiamo chiamato Merlino, di fianco alla Walt Disney, no? Quindi è stato divertente portare un pezzettino di provincia di questo falegname evoluto che si è trovato alla Rinascente a fare le vetrine insieme alla Walt Disney, no? Connettendo, come dicevo prima, un pezzo di piccola città che sta fuori con un pezzo di città più grande che sta dentro, ma che alla fine è fatta di tante piccole città, anche perché dal punto di vista urbanistico, secondo me Milano è una città che dovrebbe avere tra 100-400 mila abitanti per essere vivibile, invece ne ha graficamente 1 milione, ma di giorno ne ha quasi 3. Quindi è il motivo per cui Milano è vivibile sabato e domenica, il 15 di agosto. Per essere una bella città dovrebbe avere, capite, un quinto del flusso circolatorio pedonale che ha, anche se sembra in contraddizione con quello che dico delle relazioni, ma è una città congestionata, è una, città invivibile dal punto di vista qualitativo, perché è starato, guardate le automobili, cioè avete mai visto una città al mondo piena di automobili ovunque, dove le automobili sono parcheggiate ovunque, se solo andate da qualsiasi altra parte il numero di automobili si dimezza, cioè, e non è colpa dei milanesi o di Milano, cioè, anzi è colpa di quelli che evidenzialmente non sono milanesi come me, e che tutti i giorni ci entrano e ci escono con dei flussi migratori continuativi, perché alla fine Milano è una città fatta di migrazione continua. Dopodiché siamo arrivati negli anni 80, decido di venire a studiare a Milano. Io ho fatto 2 scuole in contemporanea, una è una piccola scuola che si chiama Scuola Politecnica di Design, che stava in Viale Monza, ed era stata fondata da un gruppo di artisti milanesi, si chiamava il MAC, Movimento di Arte Concreta, che era nata, diciamo, fuori Milano, ma anche questa è venuta a Milano, ed era la scuola dove ho cominciato a incontrare alcuni, e qui è molto diverso lo scenario rispetto a quello che raccontava a Dino, del mondo invece eroico che ho avuto la fortuna di vivere, perché avendo deciso di fare, anche se in maniera un po' rocambolesca, l'architetto e il designer, mi sono trovato nel luogo più importante del mondo per fare l'architetto e il designer, dove c'erano gli architetti e i designer, soprattutto i designer, gli architetti ce n'erano anche tanti altri in giro, più importanti e più famosi del mondo, perché tra gli anni 60, diciamo gli anni 80, Milano ha generato quello che oggi chiameremo la generazione dei maestri, che io definisco la fase eroica del design milanese, in cui penso che li conoscerete, nomi come Castiglioni, come Munari, come Zanuso, come Sostras, Magistretti, Gardella, bla bla bla, potremmo andare avanti, diciamo ce n'è almeno una ventina che per chi si occupa del mio lavoro sono comunque, diciamo, dei milestone, sono degli evergreen, non saprei come definirli, sono dei maestri, no? E ho avuto la fortuna di incontrare quasi tutte queste persone, perché alcuni sono stati poi miei docenti anche sia in questa piccola scuola, ad esempio c'era Rondo Munari, poi parallelamente ho studiato al Politecnico di Milano Architettura, in questa scuola ho studiato Visual Design, poi studiavo intanto architettura, lì ho incontrato Zanuso, lì ho incontrato Castiglioni, oppure Tomás Maldonado, un grande teorico, anche se era argentino, però diciamo, quello che poi ha fondato la facoltà del design, dove oggi anche io in seno sono docente. Però ho avuto la fortuna, ecco, di trovare quello che il giorno prima leggevo sulla rivista o sul libro del design al tavolo il giorno dopo, no? E quindi soprattutto in questa scuola che poi per 7-8 anni, come diceva prima Francesco Samorea, ho frequentato, che si chiamava Domo San Carli, che era una piccolissima scuola privata. Il primo master, quando la parola master, forse c'erano anche i master di tennis, la gente non sapeva neanche bene cosa fosse un master in Italia, no? Ce n'era forse uno alla Bocconi, appena nato, e basta, no? E quindi con un 50-60 studenti, vi assicuro che, diciamo, dopo il Bauhaus, dopo la scuola di Ulm, è stata la scuola più importante al mondo. Ma perché? Perché pescava le sue radici, nata alla fine degli anni 80 e, diciamo, cresciuta negli anni 90, nel tessuto milanese, e questa è una caratteristica interessante, in cui ogni designer era a sua volta una città, una repubblica, un mondo a sé, perché tra Castiglioni, Zanuso, Mendini, Magistretti, non c'era nulla a che vedere, ognuno
di loro immaginava un suo mondo, immaginava una sua realtà completamente diversa dall'altro, proprio non gliene poteva fregare niente, se non guardarsi con una certa curiosità. Non c'era, penso, allora, perché era un mercato più generoso, particolare astio o particolare ansia, diciamo, professionale. Il designer, e questa anche se volete una cosa interessante, era allora una carriera fatta da non designer, e questa è stata la nostra grande fortuna, nel senso che i designer o erano architetti o erano artisti, come ad esempio Enzo Mari o Bruno Munari, o quasi, tra virgolette, autodidatti, ma non c'era una facoltà del design, dove ad esempio oggi io insegno e dove la facoltà del designer, produce design. Invece i designer italiani, questo se volete già una caratteristica curiosa, ma non avevano imparato a disegnare gli oggetti perché qualcuno gli avesse insegnato, era stata una loro scelta, quella di dare così importanza alla dimensione del design e degli oggetti. Perché a Milano il design nasce, diciamo, come un design legato all'interior design, e tutti i grandi maestri, non vado avanti a ripetere i nomi, si sono confrontati con aziende importanti che conoscerete, da Cassina, Floss, Artemide, Driade, Danese, non so, ne dico alcune che erano le aziende storiche del design italiano, la Carter, col tema tendenzialmente dell'arredo degli oggetti di uso quotidiano. Mentre poi, negli anni, diciamo, 90, quando questa fase eroica ha cominciato a sembrare sufficiente, ha cominciato a scontrarsi con anche delle contraddizioni, perché all'inizio degli anni 90 si è nato nella cultura del progetto due grandi scoperte, diciamo, una la scoperta del limite, cioè che l'industria non poteva continuare a pescare all'infinito delle risorse della natura usando legni, carboni, acqua, così come se nulla fosse, cosa che oggi a voi magari sembra molto banale, ma che invece per uno che lavorava per l'industria, che tendenzialmente era il soggetto, diciamo, incriminato, cominciare a dire: ma forse se qui usassimo un legno meno colla, un legno che non è magari così nobile, usassimo delle tecniche per poter riciclare dei materiali, cioè è stato il design che ha dovuto in qualche modo cominciare a educare l'industria a cambiare prospettiva sui propri processi, sui propri investimenti, sulle proprie logiche. E l'altra caratteristica importante è stata la scoperta della complessità, cioè che le cose non erano appunto isolate tra di loro, non è che tu te ne stavi qui, ti disegnavi il tuo pennarellino, la tua seggiolina, nel tuo studiolo, te ne stavi tutto tranquillo. Ma come si dice con la metafora, il patto totale, no, in California provocava l'uragano in Cina, e che sulla base di quello che dicevo anche prima, tutto era collegato, okay? Tutto era scollegato, cioè, senso, poi magari quella seggiola in un mercato diverso non è detto che sarebbe piaciuta, oppure tecnicamente andava costruito in una maniera diversa. Quindi queste due grandi scoperte del limite e della complessità hanno cominciato a creare un rapporto molto dialettico col mondo dell'industria, no? Il designer ha cominciato a farsi un sacco di domande e sono venuti fuori tutta una serie di temi che ancora stanno maturando e che ancora si stanno sviluppando, per cui si è cominciato a parlare, non so, ad esempio di design dei servizi, oppure design delle interfacce, oppure di business design, oppure di design della sostenibilità. Oggi siamo alla fase estrema che la parola design è diventata come negli anni 90 ecologia o come experience, cioè la si appiccica, no? È come le persone quando dicono che è un problema a 360 gradi, quando io ormai sento qualcuno dire a 360 gradi mi alzo e vado via, no? Perché bisogna diventare un po' intolleranti nella vita. Però c'è anche una designificazione di qualsiasi cosa, no? Perché il design rischia di essere oggi un attributo diffuso, perché è chiaro che tutto è progettato. Cos'è che c'è in questa stanza che non è progettato? Tutto ciò che in questa stanza è stato disegnato da qualcuno, magari 300, 400, 500 anni fa, magari la settimana scorsa, però è chiaro che noi viviamo in un ambiente totalmente progettato, quindi esiste il design di qualsiasi cosa, no? Però, per tornare un po' a un senso, diciamo, è quello che stavo dicendo rispetto alla città di Milano, la città di Milano ha scoperto
che non esisteva solo il mondo dell'arredo, che non c'era solo il design dell'interno, ma che il design cominciava a confrontarsi con una dimensione sociale, con una dimensione politica, con una dimensione produttiva. Io, ad esempio, in grossi casi, da tanti anni, ho lavorato su quello che si chiama design primario, che vuol dire il design delle qualità sensoriali, cioè se noi volessimo migliorare questa stanza, prima di cambiare gli arredi, potremmo cambiare l'acustica, potremmo cambiare la luce, potremmo cambiare i colori, potremmo mettere un profumo, potremmo fare tanti di quegli interventi, diciamo, molto quasi invisibili e impercettibili, che non necessariamente sono legati a cambiare la qualità del tavolo o della poltroncina, ma che alla fine influenzano. Potremmo mettere della musica, potremmo fare tutta una serie di interventi impercettibili, intangibili e anche molto soggettivi, molto difficili da valutare, no? Perché sull'altezza di un tavolo, capite, uno può dire a me piace da 75 perché sono alto, l'altro che è un po' più basso lo vuole da 68 cm, se lo facciamo da 70 va bene a tutti, ma se a uno piace il colore giallo, l'altro piace il colore blu, diciamo che okay, facciamo il verde, che è la somma dei due colori, non va bene a nessuno dei due perché è ancora un'altra dimensione. Quindi Milano ha fatto questo grande lavoro negli anni 90 di esplorare dal punto di vista semantico, politico, culturale il significato della parola design. E per fare questo ha anche costruito, diciamo, degli strumenti, ha costruito delle occasioni. In parte sono state le scuole di design, uno strumento anche fondamentale è stato nella sua trasformazione quello che citavamo prima, che oggi si chiama Milano Design Week, però anche volgarmente detto fuori salone, che è stata una grande invenzione della città di Milano, anche se nata dall'intelligenza commerciale di una rivista che ha colto quello che era un fenomeno naturale come qualcosa che ha strutturato finché ha potuto, perché poi a un certo punto questa strutturazione ha ripreso per fortuna la sua autonomia. Che Milano aveva e ha, come tante altre buone città del mondo, una fiera importante nell'arredo, nel mondo dell'illuminazione, delle cucine, degli interni, però avendo ecco questa presenza diffusa del design, anche se poi ne parliamo magari un secondo di in che modo è diffusa, ha incominciato a usare la città nelle ore in cui la fiera soprattutto era chiusa, quindi diciamo dal 6 di pomeriggio in poi, per continuare a mantenere una relazione con i propri clienti, a far vedere cose, a ragionare, a suggerire. Inizialmente l'ha fatto in maniera più formale, poi progressivamente sempre più informale, poi ci sono state delle fasi, diciamo, in cui qualcuno ha cercato di controllare questo come se fosse una propria invenzione. Poi oggi ci sono, tra virgolette, c'è uno zoning della Design Week, no? Ci sono zone diverse, c'è la zona Tortona, c'è la zona Ventura, c'è Brera, oggi c'è. Alla fine a macchia di leopardo questa cosa si è costruita ancora una volta in tante piccole città-stato, perché non c'è niente da fare, cioè questa è la nostra forma mentis, no? Anche se le città-stato si possono mettere in rete, si devono mettere in relazione, no? Ma noi siamo molto diverse nella nostra struttura, e se voi studiate storia lo sapete sicuro meglio di me, da qualsiasi altra situazione non solo europea, ma figuriamoci quando ci si confronta con le città americane, quando si parla di smart cities, cioè, ma mi dite cosa vuol dire fare una smart city in Italia? Cioè, noi non siamo mica una città come una città americana, fatta tutta griglia, tutto uguale, tutto organizzato, dove puoi trattare tutti gli incroci. A Milano non ci sono due incroci uguali, ma neanche se li vai a cercare su 40.000 con le stesse distanze dei semafori, perché noi abbiamo la stratificazione, cioè abbiamo la storia, cioè abbiamo la complessità, cioè abbiamo la l'elemento contraddittorio che è evidente. In altre culture che invece hanno un senso, diciamo, dell'imposizione dall'alto, no? Quindi il nostro modo, secondo me, di essere città è sempre un modo per contrappunto, un modo per stratificazione, un modo per complessità, è un modo anche parzialmente anarchico, fatta di grande diversità, come lo è la storia del design milanese. E la sua fortuna, perché il fatto che questi designer fossero tutti molto diversi tra di loro, non ha mai creato una omologazione, non ha mai creato una vera scuola, no? Cioè, mentre se voi andate in Svizzera, c'è la scuola del design svizzero, ma perché disegnano tutta la Svizzera? Cioè, perché la scuola vuol dire che fanno tutte le cose in un certo modo,
La scuola del design italiano invece è fatta di personalità molto forti o di argomenti molto diversi, come dicevo, spesso anche in forte dialettica e problematica tra di loro. Questo è un elemento di ricchezza, un elemento di contrasto ed è secondo me anche quello che si trova dentro il tessuto e nella città di Milano e che non credo, no, mai nessuno riuscirà a cancellare o a omologare. Dopodiché, sì. Chiedo se facciamo 2 minuti ulteriori della tua presentazione, poi facciamo il terzo pezzo e poi riprendiamo certo. Che ti rientra con dietro. Sì, volevo poi arrivare ai giorni, non dico d'oggi, ma diciamo poi io, dopo queste esperienze, più o meno nel 2000 ho creato un mio studio in cui, essendo anch'io fatto un po' così, perché alla fine avevo studiato grafica, avevo studiato architettura, poi ho fatto un PhD in design, quindi non sapevo bene se ero un architetto, se ero un grafico, se ero un designer, ero anch'io uno strano ibrido di queste cose. Allora ho creato un luogo, uno strumento che si chiama Total Tool, che però non si chiama Giulio Celli Associati, cioè per me è proprio uno strumento, un luogo che ha momenti di maggior potenziamento e momenti di depotenziamento, che a volte una rete molto ampia e a volte invece sono solo io, dipende molto anche qui dalle circostanze, che però ragiona, no, sul fatto che alla fine quello che conta nel design è l'approccio mentale, è il modo in cui tu guardi le cose. E in questo oggi, diciamo, noi siamo molto diversi dal resto del mondo, perché la cultura del progetto negli altri paesi è molto specialistica e quando la gente viene a Milano, quando i miei clienti indiani vengono in studio e dobbiamo disegnare un palazzo, vi faccio un esempio concreto, dicono: beh, poi adesso a te servirà il garden designer per fare il giardino. Io dico: sì, ma io un giardino lo so fare, se poi mi date un garden designer viene meglio, però ti servirà un lighting designer. Io dico: sì, ma per me progettare le luci fa parte del mio mestiere. Poi è chiaro che se mi fai accompagnare l'online designer, lui ne sa più di me perché è uno specialista. Però la nostra cultura, e in questo secondo me anche in Milano è così, no? Cioè, è una cultura trasversale, è una cultura umanista in cui tu metti insieme diversi saperi e nell'orchestrare questi saperi, fortemente interdisciplinari, riesci a dare una risposta innovativa, che non è meglio o peggio, o essere più intelligente, o essere meno intelligente di chi è uno specialista. Sono semplicemente due modi, uno orizzontale e l'altro verticale, di osservare la realtà, che hanno bisogno uno dell'altro, perché spesso gli specialisti sono rinchiusi nella loro, diciamo, verticalità. Gli orizzontalisti possono essere troppo superficiali, può diventare un tuttologo e a volte non riesci a affrontare un argomento in una maniera specifica. Anche se io credo, da come ve l'ho raccontato, che abbiamo più potere avendo, diciamo, più libertà, ma alla fine anche molta, molta responsabilità. Quindi quello che sta succedendo oggi, per finire, è che non è più la fase eroica in cui i maestri del design portavano Milano in giro per il mondo in una maniera, come dire, molecolare e individuale, perché io dico, ma ormai è il mondo che effettivamente, diciamo, viene a Milano e in qualche modo cerca uno scambio, perché ripeto, noi non vendiamo una formula preconfezionata, e anche quando viene una persona in studio e mi dice sì, facciamolo Italian style, io lo guardo e gli dico: ma cos'è Italian style? Perché per qualcuno Italian style è Versace, per capirsi, ma no, io non lo faccio, a quel punto lo butto fuori, però scherzo, perché è una roba molto classica, la classicità, lo stile pompeiano, oggi mi può capitare di tutto. Però magari è anche la casa di Sting in Toscana, perché hanno in mente che l'Italia è lo stile rustico, la campagna, eccetera. Oppure invece è Castiglioni ed è il design, è la contemporaneità, oppure ancora qualcosa d'altro, dimostrazione che
uno nessuno 100.000, cioè è molto difficile tracciarci e definirci, no? E credo che in questa contaminazione, in questa ricchezza ci sia anche l'essenza di Milano, che alla fine è quello che è, ma è anche una città fatta di tantissimi pezzi, di tantissime molecole che in parte si parlano e in parte proprio non si parlano, perché sono mondi estremamente... Io non sono mai stato a un concerto, da quando dico Milano, non sto scherzando, da 25 anni più o meno, pochissime, cioè, perché per me Milano è un luogo di sofferenza, cioè a me piace venire a Milano proprio soffrire, no? Come ha fatto Van Gogh, dico, non si può fare un bel disegno un posto troppo bello, cioè il design va prodotto un luogo che dove... Allora riesci a avere l'ambizione di migliorare il mondo, perché se tu sei già lì in California con la spiaggia, cosa vuoi fare meglio, no? Adesso scherzi, io sono anche un po' provocatorio. Però ecco, credo che in queste contraddizioni ci stia la nostra ricchezza e la nostra intelligenza, se uno riesce a cavalcare e a gestire e a fare anche dei paradossi, degli elementi ovviamente di stimolo. Poi dopo, alla fine, vi faccio vedere diciamo, questa perché Renzo torna a Milano e cosa trova. Grazie. Intanto grazie di tutto. Io, vabbè, in un quarto d'ora, un po' per gusto della provocazione, poi magari scoprite che è vero, io farei un intervento apocalittico, non mi spiace, spero non apolittico, per provare a suggerire un'altra possibilità. Cioè magari facciamo finta, dico per gusto della provocazione, nel senso che ci credo veramente, ma non voglio far offendere nessuno, quindi così magari facciamo finta che le cose stiano un po' peggio di così, e poi ragioniamo su come sta andando. Vabbè, intanto quello che niente l'intervento evidentemente è a titolo individuale, però io faccio parte di un'esperienza collettiva tra le altre cose, oltre a scrivere per Mux editore, fare webmaster eccetera eccetera, che si chiama Off Topic, e che ogni 2-3 mesi tira fuori una sorta di micro rivista in formato a 2 a colori fronte retro, 5.000 copie, che si chiama Pieghevole, per il motivo banale che si piega, così lo potete portare in giro, perché siamo gente semplice. Qualche copia l'ho portata là in fondo, e i primi 4 numeri, giusto a titolo così d'esempio, sono su storie presenti della città, di Milano, ma non soltanto. Il secondo sulla città e gli eventi, o meglio, su come cambia la metropoli milanese al ritmo degli eventi. Il terzo sul food e pornografia nella Milano di Expo. E il quarto sulla COP21 che viene. Sulla dimensione di attenzione ai cambiamenti climatici, ho sempre delle retoriche di Milano in cambiamento. E sostanzialmente voleva dire che noi siamo un gruppo di urbanisti, nel mio caso geografi, designer, descolarizzati, studenti e maestri, che ha ragionato per tanti anni sul tema dell'esposizione universale e su come Milano attraverso questo appuntamento si stava trasformando. A un certo punto, non potendone più, abbiamo detto continuiamo quel solco lambendo il tema di Expo senza però farne più il nostro fuoco d'attenzione. E da qui la riflessione sulla città, che in qualche misura in tante occasioni ci hanno raccontato nascere come luogo di intermediazione, come luogo, come silos delle eccedenze e delle derrate alimentari, no? Immaginatevi la nascita proprio della prima città, non quella che si studia all'università, quella del sussidiario della scuola, cioè con questi uomini mezzi vestiti, chi raccoglie, quella che non è più appunto una raccolta ma che sta diventando agricoltura, le porta all'interno delle mura dove qualcuno ti offre protezione. E lo scambio, quello identificato a volte come accordo, a volte come patto sociale, a volte come forma di dominazione, sostanzialmente era tra chi produceva e da stanziale e con delle tecniche evolute aveva la possibilità di produrre anche un'eccellenza, oltre al fabbisogno, e chi organizzava invece la sicurezza per il prodotto e per il produttore. Quindi la città come luogo dell'istituzionalizzazione dei rapporti sociali. Questa città si trasforma nelle mille e una forme che abbiamo conosciuto fino alle metropoli e megalopoli moderne, ma questo elemento qua alla fine resta sempre. La città è il luogo che ti offre dei beni e dei servizi, sebbene spesso surrogati da altre forme, da altre istituzioni, da quelli che oggi sono gli enti che a livello locale e globale gestiscono le nostre, organizzano le nostre vite, però sostanzialmente la città resta il luogo in cui noi abbiamo la possibilità di produrre, fortunatamente non soltanto derrate alimentari,
e in cambio ci viene dato qualcosa, ci viene organizzata una vita che ha un suo ritmo, un suo tempo di vita lavorativa, un suo tempo di ristoro e riposo, un suo tempo per lo svago, un suo tempo per la dimensione culturale, un suo tempo per la famiglia. Ed è una vita che all'interno dello spazio urbano si è via via atomizzata e diversificata, ma che sostanzialmente ciascuno modella e compone secondo questo stesso schema. Quindi è una città che in fondo rinnega il diritto alla città, che nella concezione lefebriana di Henri Lefebvre è il luogo non soltanto dell'opera, ma è il luogo della festa. La nostra critica a Expo nasce qui, o meglio, la Milano di Expo nasce qui, che tutte le retoriche e gli immaginari giocati sulla nuova Milano, su una Milano più aperta ai giovani, ai maker, alle start-up, all'utilizzo funzionale di luoghi della città pubblica, sia un po' una balla, perché non c'è la festa, c'è l'evento, che è una cosa molto diversa. L'evento, esattamente come su Facebook, anche nel mondo reale, è un qualcosa che ha un organizzatore, un luogo e un orario. L'orario si compone di una data di inizio, di avvio e di una data di fine. La festa invece è un concetto creativo, multiforme, un concetto aperto, tecnicamente è proprio qualcosa di open, nel senso che sì, c'è il festeggiato, ma la festa è festa di tutti. Sì, c'è un luogo, ma la festa è anche una dimensione itinerante, cioè uno sconvolgimento della consuetudine. Del diritto alla città, anche nelle più recenti traduzioni, si parla sempre in termini di estensione delle forme di accesso alla città, e quindi anche in chiave istituzionale, in termini più recenti, quel testo scritto appunto un attimo prima del maggio francese è stato recuperato come chiave di lettura per accedere da parte dei cittadini ai processi decisionali, e da qui l'accesso agli atti, da qui le forme di progettazione partecipata, da qui la necessità di confrontarsi con i comitati e, come dire, superare quel livello di decisione top down della governance vecchia scuola, eccetera eccetera. C'è tutta una parte malcelata e sostanzialmente dimenticata di questo testo che invece è molto più interessante, perché è un attacco, è una guerra alla noia della città, laddove la noia è concepita come la normalizzazione dei processi sociali che avvengono all'interno dello spazio urbano. Allora, in questi eventi, il più comico credo che sia quello delle lanterne cinesi in Darsena, il bello non è partecipare, ma sta tutto nell'aspettativa. Mi arriva l'invito, lo segnalo ad altri, esibisco il fatto che ci andrò, lo gestisco come un tassello della mia identità cangiante che presento al mio pubblico, che sono le persone con cui ho delle relazioni, e a un certo punto in maniera quasi ansiogena aspetto che arrivi il momento. L'evento in sé, che è quel che, come dire, quello che si brucia più in fretta, magari è tendenzialmente deludente, perché in alcuni casi è deludente, in alcuni casi è deludente a tal punto da generare un caso mediatico, però non imparo niente da questa lezione, cioè il giorno dopo ricomincio. Questo non vuol dire che Milano sia una città pacco, però vuol dire che se noi guardassimo con senso storico, cioè restituendo una temporalità alle cose e non soltanto giocando in questo presente continuo, probabilmente potremmo apprendere la b-side delle trasformazioni che attraversano i nostri territori, che non è una verità altra o non è in contraddizione con le cose dette, però aggiunge complessità appunto al panorama descritto. Facciamo l'esempio di Expo. Expo nasce dove l'unica cosa che manca a bilancio di Expo sono i numeri. Cioè, come si fa a dire come è andata un'esposizione? Possiamo darci degli indici, quanti capi di Stato sono venuti, quanti milioni di visitatori, se il bilancio è in verde o in rosso, se l'esperienza è stata gratificante o meno. Nel caso di Expo, come nel caso peraltro del Fuori Salone, che è un parallelismo abbastanza interessante, il dato più utilizzato non è mai un dato in qualche misura calcolabile attraverso una data analysis di qualunque tipo, ma è un dato completamente smaterializzato. È stato un evento condiviso da 12 milioni di profili Facebook, 4 milioni di profili Twitter, cioè non si dice è costato 1,3 miliardi costruire l'evento, 900 milioni la gestione,
di questa gestione al netto delle partnership private e del 10% sui gadget, il resto è arrivato ai visitatori. Questo dato qua non l'avete. In parte perché i bilanci degli enti pubblici si fanno a fine anno, in parte perché la trasparenza non sta nell'economia di questo tipo di eventi. Non c'è nel fuorisalone, che però almeno in parte un evento di carattere privato, quindi possiamo giustificarli, non c'è assolutamente in Expo, che invece paga il pubblico, e questo è un problema. Ed è un problema anche per un altro motivo, perché quando si affronta il tema della legacy, dell'eredità, noi tendiamo sempre a utilizzare il fenomeno Expo come modello, quindi in termini molto estensivi. Cioè, grazie a Expo abbiamo costruito le autostrade, abbiamo rinnovato l'immagine turistica internazionale della città, cioè Milano ha vissuto di un maquillage diffuso, non sostenibile ma diffuso, però quando poi si fanno i conti si stringe tutto al sito espositivo, cioè quello spazio perimetrato che era proprio sì delle esposizioni 8-900esche, ma che oggi è inappropriato ad andare a bilancio. La verità è che questa Expo è stato un bagno di sangue dal punto di vista sicuramente economico per le casse pubbliche, poi può andare bene lo stesso, di cui non abbiamo nessuna cifra realistica, ma soprattutto ha portato a compimento una trasformazione che è sì interessante dal punto di vista sociologico, senza che ciascuno si debba necessariamente posizionare pro o contro nelle, come dire, nel continuum che sta in questa dicotomia almeno in parte apparente. Ha portato a termine il compimento della smaterializzazione degli immaginari legati, delle retoriche legate alla città di Milano. La città, la Milano industriale, la Milano da bere, la Milano da bere, la Milano della moda, la Milano del design, oggi siamo arrivati alla Milano del food. Il food, che è il modo in cui altri paesi anglofoni chiamano il cibo, comunque per noi resta sempre quello che si mangia, è una retorica che si gioca nel territorio milanese, che si appiccica sulla città di Milano senza più alcuna attinenza al territorio, senza ancora attinenza alle filiere materiali, produttive, culturali di questo territorio. Non c'è la storia di Milano, al di là diciamo dell'italianità che è legata al cibo, perché quello che volete voi, ma non c'è nella storia di Milano un elemento, come dire, che la qualifichi rispetto ad altri territori, ad esempio italiani, anche in realtà ad altre grandi città italiane, come città del food e neanche come città turistica, perché i nostri turisti, il famoso turista nipponico con l'ombrellino, quando viene in Italia fa tre tappe e sono Venezia, Roma e Firenze. Non c'è Milano, questo è il pacchetto base. Expo serviva a traghettare il nostro turista nipponico con l'ombrellino per fargli fare tappa anche a Milano. E la domanda che noi ci potremmo chiedere, invece che litigare, cosa su cui siamo anche piuttosto ferrati, su quanto è andato bene o male l'evento, è se domani, dopo il 31 ottobre, questo turista nipponico proseguirà o no a far tappa a Milano. Cioè se Milano è divenuta una città turistica attraverso il viaggio del food oppure no. I numeri dei visitatori di Expo, non il numero quantitativo, ma i numeri qualitativi, cioè la composizione geografica di chi è venuto a visitare l'esposizione, ci dice che tendenzialmente questa cosa non avverrà, perché l'esposizione è sì universale sulla carta, ma è molto italiana e molto europea nei fatti, con la sola eccezione dei cinesi, comunque non dei giapponesi. Tutto questo per dire che cosa? Che sostanzialmente c'è una trasformazione in corso, quella in cui le funzioni storiche della città, le funzioni storiche di alcuni territori, di alcuni quartieri di questa città, si sono andate, come dire, fisiologicamente ad esaurire, penso appunto alla funzione industriale o anche alla vocazione popolare di alcuni quartieri, e si è deciso in questi casi negli ultimi 15 anni di giocare alla carta di grandi poli di trasformazione. Porta Nuova è evidentemente il più recente, ma se pensate a Rogoredo, per quanto fallito a metà, se pensate a Maciacchini, se pensate al quartiere Isola, insomma ci sono state tante occasioni di trasformazione, ciascuna di queste ha giocato una carta molto precisa, prima sui quartieri veri e propri, Bovisa è forse uno degli esempi più comodi, anche se ovviamente adesso l'operazione Expo mette tutto ambientale, perché il Politecnico ha già deciso che se tutto va bene di abbandonare la Bovisa. L'altra è la carta dei distretti, di cui già si parlava in precedenza, quindi su cui non torno. Il problema qual è? È che questo tipo di meccanismo ci incastra in una lettura molto bidimensionale, cioè l'essere pro o contro.
anche prima, la dimensione tra la vivacità dell'agire urbano e, come dire, la polvere accumulata sopra i membri dei comitati, non ci lascia una terza via sostanzialmente, perché, come dire, cioè, o c'è l'apertura o c'è un atteggiamento quasi di carattere reazionario. Invece, andando a bilancio delle trasformazioni di questi poli, di questi tanti centri della città, appunto, probabilmente qualcosa lo possiamo imparare. Cioè, esiste una differenza qualitativa tra una Milano in via di sparizione e invece una Milano che ha preso il sopravvento. Questa cosa la notiamo dal punto di vista urbanistico, anche estetico, anzi di skyline, perché se voi guardate ai palazzi più alti della città, una volta il tempo, come dire, il tempo di vita delle persone, prima ancora che dal municipio, era scandito dalle campane delle chiese. E questa cosa non soltanto dal punto di vista sonoro, perché il campanile comunque è il luogo più alto della città, cioè quando il bracciante, il mezzato, il contadino alza gli occhi, vede il campanile e si ricorda che sopra chiunque c'è il suo signore, no? E oggi è qualche misura la cosa viene allo stesso modo. Se voi guardate la geografia dei grattacieli della Milano industriale, i Pirelli, i Gresti, eccetera, eccetera, non sono i grattacieli, come dire, la nuova geografia della skyline milanese racconta di altri soggetti che si avvicinano a quella Milano. C'è Allianz, c'è Unicredit, c'è il Bosco Verticale. In questa nuova geografia ritroviamo dei nuovi proprietari della città, ma ritroviamo anche un'urbanistica differente, perché il grattacielo può piacere o non piacere, ma sotto il grattacielo che cosa avviene? Piazza Gaio Lenti, o in particolare anche la zona del Bosco Verticale, sono luoghi di passaggio pedonale, ma luoghi, in particolare la Piazza del Bosco, privati. Cioè, non è solo pubblico, quello è proprio suolo privato in cui voi potete camminare, ma non potete sedervi con una sedia e un tavolino, pena l'arrivo della municipale. Cioè, il problema della gentrification oggi non è un problema soltanto di espulsione lineare di una vecchia popolazione per fare posto a nuove funzioni, nuovi esercizi commerciali, una tipologia economica differente, è un problema di trasformazione del modo in cui viviamo le città. La Milano apparentemente più libera, più aperta, più civile di Expo è una Milano profondamente commercializzata. Questa cosa può evidentemente piacere a chi opera nel settore, ma non necessariamente ci restituisce una dimensione creativa così alta. Dentro alla dinamica del quartiere Isola e della stecca che era degli artigiani e non degli artisti, c'era una trentina di situazioni in cui dal fabbro al falegname nel quartiere fino a chi mescolava il jazz con l'elettronica, c'era una dimensione non di fruizione culturale ma di produzione culturale dal basso, che vedeva in quello un laboratorio che non conosce limiti di tempo, di spazio, di orari economici, e che evidentemente prosperava nell'illegalità, in quel milieu controculturale, esattamente come la Berlino degli anni 90 lo faceva, e oggi non lo fa più, quella Berlino sopravvissuta alla normalizzazione. E nel processo di normalizzazione presente, la città ha una proposta culturale, soprattutto fatta di operatori del settore medio grandi, sicuramente interessante per connettere flussi globali, ma probabilmente molto più chiusa nei confronti di chi poi in questo territorio, oltre ad attraversarlo, lo vive e lo abita. Tutta la dinamica di apertura dei nuovi spazi pubblici, quella dei bandi per intenderci, è stata presentata come una grande operazione di trasformazione, apertura di 1200 spazi alla cittadinanza, e si è rivelata nei suoi spazi più interessanti di produzione culturale una grande operazione di sussidiarietà nei confronti di grandi player della cultura milanese, da Barley Arts e poi, così è stato Locansaldo, così tanti altri esperimenti. Visto che il tempo non ce n'è per andare avanti, io quello che sostanzialmente volevo dire è che non dobbiamo fare la gara se le cose stanno in una maniera o nell'altra, ma evidentemente siamo di fronte alla proposizione politica e mediatica di un racconto unico sulla città. Dietro ciascun racconto unico, dietro ciascuna impalcatura o scenografia, esattamente come nel caso di Expo, in cui si usavano milioni di euro per coprire i cantieri non finiti e non far vedere i turisti, c'è una storia che invece ha una sua tridimensionalità. E non, bisogna essere molto più furbi, taglienti e a volte sospettosi,
perché probabilmente dietro, come dire, la Milano che viene ci sono degli irrisolti che se noi non ci, come dire, non riprendiamo in mano in prima persona, conquistando non soltanto l'accesso e la partecipazione, ma conquistando il diritto alla città, alla festa, all'anomalia, alla contraddizione, all'illegalità anche, all'illegalità in senso come, come pratica di conquista di un qualcosa in più di ciò che è concesso, probabilmente non restituiamo alla nostra, al nostro essere cittadini e abitanti di questa città un, quel vigore, quell'orgoglio di cui invece c'è bisogno per prendersi una città che sia anzitutto bella da vivere e non soltanto da attraversare i motoristi.